Bene, benvenuti a questa insomma, nuovo video in cui vi faccio vedere alcune funzioni leggermente più avanzate di FrameVR. Quindi, come abbiamo visto, possiamo mettere delle cose abbastanza semplici come delle immagini, però possiamo mettere anche altre cose, quindi dei modelli 3D, fare un poll, far vedere un sacco di cose, mettere dei PDF, quindi vediamo alcune di queste cose adesso, e mettere anche alcune cose di AI. Per mettere cose di AI forse è conveniente usare il Creation Menu, che c'è proprio la funzione specifica, ok? Quindi qua adesso intanto c'è ancora attivo un effetto che non so bene come togliere, ma perché è possibile mettere delle emoji, delle emotes, degli effetti. Quindi possiamo fare comparire dei cuoricini che cadono attorno al mio avatar, dei confetti, oppure dei fuochi d'artificio. Che possono vedere gli altri, quindi può essere un modo per esprimere emozioni, che non in tutti, tipo in Second Life non è possibile fare questa cosa, no? Possiamo fare anche i Blossom, che sono dei petali o delle cose del tipo, i LOLs, che vuol dire che si diverte, insomma, e così via. Questo era gli effetti, le emote le abbiamo già intraviste, comunque possiamo sicuramente alzare la mano, possiamo ondeggiare la mano per richiamare l'attenzione e possiamo applaudire se ci piace. Quindi abbiamo già visto che era una cosa già la volta scorsa, possiamo anche sederci se è previsto un sit nella scena, quindi sedersi e andare subito dove è previsto il sit. Quindi è possibile fare in modo tale che gli studenti sedendosi entrano subito nel vivo di quello che ci interessa. Dunque, abbiamo visto più o meno tutto di questa cosa, ci togliamo la seduta. Ecco, vedete che io con la freccia destra mi giro. Questa è un'opzione di configurazione che per il momento non vi faccio vedere, però sappiate che alle pareti. Dunque, intanto io posso sempre costruire qualcosa, no? Quindi posso dire con questo Creation Menu e costruire, intanto ci suggerisce qualcosa fatta con l'AI, già di subito, quindi posso costruire. Allora, generalmente, questo generale in effetti non l'ho visto, ma possiamo fare per esempio a castle, usiamo l'inglese e proviamo a vedere se a castle ci costruisce qualcosa. Ah, ok, quando fa detto a castle ci sta chiedendo delle cose in chat, quindi in realtà ci sta rispondendo già una specie di assistente virtuale. Tra l'altro notate che qui ho la traduzione in corso, quindi mi sta traducendo quello che dice il mio assistente in questo caso in inglese, perché gli ho detto che sono inglese, perché nella configurazione gli ho detto a un certo punto, nella configurazione del frame, gli ho detto di abilitare la traduzione in inglese. Comunque, no, in realtà volevo farvi vedere un'altra cosa, ma già questo è interessante. Quindi noi praticamente, allora, torniamo alla nostra immagine qua. E supponiamo di voler fare veramente un'immagine fatta con Dalì. Quindi andiamo in immagine, facciamo un'immagine large, facciamo un'immagine fatta con Dalì e qui mettiamo ad esempio a Vulcan, un vulcano. Okay. Facendo così, generate, praticamente viene caricato l'intelligenza artificiale per generarci un'immagine fatta con Dalì. Quindi non chiudiamo il menu, andiamo avanti. Ecco, dovrebbe comparire l'immagine, probabilmente è comparsa dietro. Quindi vediamo un po' se è comparsa dietro. Ah, di qua non si vede. Quindi vediamo un attimo. Ecco, l'immagine è in effetti comparsa dietro. Allora, quando succede così, un vulcano in eruzione, cosa facciamo? Lo editiamo con questo comando, edit mode, questo lo chiudiamo, questo
lo chiudiamo e la chat, quindi via. E quando editiamo possiamo cliccare degli oggetti, se siamo noi proprietari possiamo editarli e possiamo spostarli al solito modo, quindi facciamo, spostiamo così, e questo è il nostro vulcano. Questo vulcano praticamente cosa succede? Lo vogliamo mettere su quella parete, giusto? Per metterlo sulla parete basta degli snap to surface e poi dire dove lo voglio snappare, quindi su quella parete lì. Questo è comodissimo per fare delle mostre o altre cose. E a questo punto possiamo, per dire, generare delle variazioni, e questo ce lo fa solo nella versione a pagamento, però possiamo sicuramente scalarlo vuol dire, se clicchiamo sul pallino che è diventato giallo ed è centrale, possiamo restringerlo oppure girando dall'altra parte allargarlo, oppure premere più per scalarlo di uno per volta e spostarlo, metterlo nella parete dove ci interessa. Se questo ci dà fastidio, l'unico modo che ho trovato per toglierlo dai piedi è quello di cliccare da un'altra parte, ok? E quindi compare laggiù, e quindi da me qui cosa succede? Che posso tranquillamente usare questo disegno che sto facendo. Tra l'altro adesso, vedete, sto allargando, lui automaticamente lo centra sulla parete, e quindi questo è un vulcano. Quindi posso anche mettergli un intesto, posso ruotarlo, posso fare un sacco di cose, posso cancellare l'oggetto che ho messo, sia usando questo simbolo, e sia in edit praticamente possiamo, all'inizio c'è il simbolo della cancellazione. Ok? A questo punto possiamo aggiungere un altro asset qua, che può essere ad esempio una text label, che è questa. Quindi la text label a questo punto siamo già in edit, quindi la clicchiamo, eccola, text label, quindi clicchiamo finché non viene selezionata, la mettiamo dove vogliamo noi, text label, la mettiamo ad esempio, come ho già fatto vedere l'altra volta, trasparente e magari di un colore un po' più meno ovvio, quindi per esempio blu, quindi text label. E nella questa label dovrebbe esserci scritto, tra l'altro da qualche parte, il contenuto che text label qua, no, questo è il nome, asset ID, quindi facciamo vulcano, però questo non ci cambia il contenuto text label. Ci sarà un altro text che eccolo qua, text label. E in questo testo praticamente possiamo dire vulcano Vesuvio, per esempio. Quindi facendo così e cliccando fuori dell'area, ecco, abbiamo automaticamente etichettato le cose che vogliamo. Quindi questo in realtà l'avevamo già visto la volta scorsa, ma mentre siamo in edit facciamo vedere altri tipi di inserimenti. Quindi andiamo qua e inseriamo un PDF, ad esempio, cosa interessante. Quindi andiamo qua, PDF. PDF ci permette di selezionare dal mio computer quello che voglio. Seleziono un articolo universitario sui Transformers, sulle LLM. Ce lo fa vedere. Se non ci piace, gli facciamo scalatura. Ah no, questo qui era un'altra cosa, torniamo indietro, quindi togliamo questo un attimo, lo rimettiamo perché ci mettiamo su questo, lo facciamo, ecco, questo grande quanto vogliamo, possiamo anche fare più in fretta mettendo qua direttamente 4, ad esempio, 4 e 4, e così averlo grande quanto vogliamo. Se non ci sta lo spostiamo. E abbiamo esattamente l'introduction da to Transformers, no? E possiamo sfogliare questo, per sfogliarlo dobbiamo togliere l'edit, andare praticamente su questo, ci avviciniamo quanto basta per leggerlo. Se vogliamo vederlo in maniera migliore possiamo
Qui c'è scritto di ingrandire, qui fa vedere il preview, questo simbolo vuol dire preview. Per vederlo meglio basta cliccarlo un po' più, diciamo, facciamo zoom in, ok, e quindi vediamo il documento e possiamo leggerlo esattamente nel modo che ci è più consono, quindi come se fosse proprio un Acrobat, e questa è un'altra cosetta carina che non c'è altrimenti in altre cose. Clicchiamo sul nero per tornare sul documento e quindi abbiamo visto come vedere dei PDF. Ora, il PDF è una cosa anche abbastanza interessante per fare delle demo, per fare qualcosa di serio, quindi non solo giochini, ma qualcosa di serio. L'audio l'abbiamo già visto. Abbiamo una cosa molto interessante che sono i web browser, quindi possiamo mettere un web browser che funziona o libero oppure kiosk mode. Se kiosk mode vuol dire che lo limitate, non gli mettete la finestra per andare a browsare quello che si vuole, ma soltanto su un sito di base, che in questo caso è learnframeware.io. Quindi a questo punto dite chi può usarlo, gli amministratori, i membri o tutti. Create il browser, lui lo crea, e voi avete anche qua questa opzione, è un browser vero, quindi potete zoomare per vederlo bene, e chi entra nel vostro frame può a questo punto navigare a tutti gli effetti in maniera completa, cliccando qua si torna praticamente all'origine. E direi che è una cosa che fatta in questi termini è già molto interessante, che Second Life per fare una cosa del genere non è così banale. Su Spacia mi sembra che c'è, però non mi sembra che sia un po' meno immediato. E poi l'altra cosa interessante sono per esempio la telecamera che non vedo qua. Dunque image video audio testabile qui non c'è, non la vedo qua, probabilmente devo crearla esplicitamente, quindi facendo creation menu e andando sul more. A questo punto abbiamo vari effetti, molti sono sofisticati, quindi per creare un cosa video devo probabilmente abilitare nella stanza le caratteristiche che voglio. Beh, ne approfitto per andare nei settings per far vedere cosa si può fare. Quindi abbiamo audio video settings in cui si può abilitare la webcam, vedete che sono io che sto parlando sotto, si può abilitare il microfono, si può fare un po' di cose, e poi qua a questo punto posso fare già da qua whiteboard, 3D model, PC news, non so se è comparsa, probabilmente no, però se faccio questo creation menu e poi faccio more, vediamo se è comparsa. Prima ero riuscito a farlo comparire, cioè praticamente la chiamava la camera, magari sta comparendo, ma se faccio web browser, ho soltanto un web browser nella vostra area potete avere, quindi d'accordo. Possiamo, vedete che ci abbiamo anche tra l'altra opzione dell'AI è l'aiutante virtuale Cherry. L'aiutante virtuale Cherry lo vediamo con l'edit mode, quindi questo. L'aiutante virtuale, come vedete, è posizionato a un certo comportamento. Può rispondere a domande se gli si mettono dei file, quindi in questo caso gli ho scaricato il PDF di prima, credo quello del Transformer, e quindi posso anche chiedere direttamente a questo aiutante, questa AI, un po' di cose. Quindi vado qua, praticamente, togliamo questa cosa qua, ok. Vado qua, hi, I'm Cherry, possiamo anche parlargli, ma per il momento facciamo senza parlargli, e gli mettiamo di cosa sono i transform
MERS nel documento. Ecco, qui c'è qualcosa ancora da affinare perché è un pochino piccolo, però lo posso avvicinare, quindi correggere la scrittura, faccio send, lui si mette a pensare, e quando ha finito di pensare, si è trovato, ecco, qui mi dice questa cosa che posso vedere praticamente, tutta la cosa che ha preso, tra l'altro non per scelta infusa, perché gli ho caricato il documento all'inizio. Per leggere meglio, io penso che sia bello andare qua, no? Sul private, e si vede praticamente i messaggi privati che sono stati inviati dagli assistenti. In questo caso sono stati tradotti in inglese, perché gli avevo scritto di configurare in inglese, di tradurre tutto quello che viene scritto in inglese, quindi fa una traduzione automatica se qualcuno scrive in chat, può fare anche molto di più in realtà, però adesso diciamo ci fermiamo a questo. Streaming screen, ecco questo qui, quello che non riuscivo a fare. Se fate streaming screen potete condividere uno schermo, quindi fare in tempo reale la condivisione del vostro schermo. Potete condividere, ad esempio, uno schermo con l'audio anche, a tutti i partecipanti. Vedete che abbiamo sul mio altro schermo, c'è questo Keepa, se no posso andare, praticamente c'è Firefox, posso condividere tutto quello che vedo, e la gente, tra l'altro, è interattivo, no? Cioè, nel senso che per me è interattivo, ovviamente. È una possibilità molto interessante, interrompe condivisione e posso condividere la webcam, e quindi sono io che sto parlando in questo momento, e la qualità direi che è interessante. Se clicco sopra facendo zoom in, mi vedo esattamente al massimo della comodità, e quindi direi che anche questa è una feature abbastanza interessante. Con X praticamente si toglie la condivisione, e vi ho già fatto vedere praticamente un po' di cose che direi che sono interessanti. Vediamo se riusciamo. Ecco la foto a 360 gradi. Se io faccio foto a 360 gradi, abbiamo detto che possiamo vedere praticamente una foto. Per vederla dobbiamo cercare per esempio questa, che è un'immagine a 360 gradi, clicco e prendo l'indirizzo dell'immagine, torno sul frame e faccio web address e gli metto la URL da cui deve tirare giù la foto. Ok, come vedete in frame lui tutti i 360 gradi li fa vedere con queste sfere. Allora, queste sfere io per poter entrare devo cliccare, cioè non ho ancora trovato il modo per uscire, semplicemente, magari ci proviamo ancora una volta adesso. Qui togliamo la preview del PDF, togliamo la preview del chat, e cliccando su questo abbiamo praticamente la preview, spiego un attimo caricarlo, comunque dell'immagine a 360 gradi. Questo può essere un modo molto interessante per condividere ambienti, o comunque immagini o percezioni, soprattutto il visore diventa molto realistico, e per uscire, in teoria dovrebbe stare cliccare lì, no? Dovrebbe esserci un modo per uscire, l'unico modo che ho è quello di fare edit, praticamente, cliccare sull'oggetto e per esempio toglierlo, e quindi toglie l'effetto 360, ma tra poco vi faccio poi vedere, ci sarà sicuramente un modo molto semplice, uno di quei combinazioni di tasti che permette di uscire. Ok, delete this asset, yes, quindi cancellando l'asset torno nella mia cosa principale. Quindi abbiamo visto già un sacco di cose, quindi la condivisione dello schermo, il PDF per vedere qualcosa di interessante, il web browser che vi ho detto che ce ne può essere solo uno per scena, quindi conferma, lo togliamo. Abbiamo anche l'assistente che
per definizione ci fa stare solo uno, però possiamo metterne probabilmente più di uno se paghiamo, però già il fatto che possiamo metterne uno è già notevole, quindi noi andiamo in edit, facciamo questo e poi lo cancelliamo, per esempio, quindi l'assistente viene cancellato. Adesso mi guardo un attimo come uscire dalla visione 360 gradi. Ecco, è sempre tutto molto semplice, basta guardare bene, come al solito. Quindi quando si entra in una sfera dentro FrameVR, questa sfera, soprattutto quando si è sul visore, diventa molto bella e molto interessante da vedere, abbiamo detto, ma non c'è altro modo per uscire da questa modalità. Dunque sul visore, devo ancora provarlo, ma probabilmente è così, bisogna guardare verso il basso e compare praticamente l'indicazione di uscita dalla sfera. Se no abbiamo dal PC semplicemente Close Sphere, che permette di uscire esattamente dalla sfera e quindi ottenere quell'effetto. Quindi possiamo avere una galleria di immagini 360 o di video 360 gradi. I video non possono essere riassunti da un link, da URL come l'immagine, ma devono essere scaricati esplicitamente, quindi un pochino più complicato, ma non più di tanto. E poi possiamo fare semplicemente close e torniamo tranquillamente nella nostra diciamo esibizione. Diciamo, come vedete, c'è ancora attivo il mio schermo. Quindi con questo direi che abbiamo visto, come detto prima, le cose più importanti e più interessanti, e già con questo si può fare un sacco di possibilità, diciamo, didattiche, quindi della lezione nei mondi virtuali, magari coi visori, senza esagerare, a discussione su argomenti molto complessi, e poi è possibile, lo vedremo ancora, mettere anche dei quiz, o comunque rendere la sala, diciamo, l'ambiente, l'environment, molto più interattivo, anche con degli script. Quindi è tutto. Buona giornata.